Con il terzo corso mascherato si conclude anche per quest'anno il Carnevale di Fano. Domenica 11 febbraio, grazie ad un tempo favorevole, turisti e cittadini si sono riversati su Viale Gramsci per i due classici appuntamenti dell'evento più dolce d'Italia, il Carnevale dei più piccoli al mattino e quello tradizionale del pomeriggio, con la sfilata dei carri allegorici, il lancio di quintali di dolciumi e la luminaria serale. Dopo la presentazione delle opere di prima categoria nello scorso servizio, questa volta tocca quelle di seconda categoria con Jack in the Box, ovvero Pupazzo a Molla, e The Dagel Brudette 2, La Vendetta. Volevo rappresentare Pupazzo a Molla, che quella volta nel XVI secolo divertivano e sorprendevano i bambini, e volevo accompagnare a tutti in questo viaggio un baule per far conoscere tutte le maschere italiane antiche. Allora, il titolo è The Dagel Brudette 2, La Vendetta. La contrapposizione questa volta sono i pesci a vendicarsi sui cuochi, sugli chef, in omaggio al nostro piatto tipico del brodetto. Troviamo dei pesci allegri bevendo anche una buona moretta, che fanno la festa ai cuochi, quindi è il classico ribaltamento del carnevale. Ospite invece di questa edizione è stata il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi. Sto divertendo tantissimo, veramente. Sono molto lusingata di essere qua, di essere un personaggio, come dire, consacrato a livello di personaggio pubblico da un carro del carnevale, di un carnevale storico come quello di Fano. Qui sono veramente molto felice. Quindi magari non si sa mai, può darsi che ritornerà in futuro. Sicuramente, se non altro come spettatrice quantomeno. E questa volta a mascherarsi è stato anche il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, ovviamente negli abiti della maschera ufficiale della città. D'altronde, chi è più volon del sindaco? Quindi mi sono immedesimato nella parte, e il carnevale, come dicono tutti, va vissuto, e quindi il sindaco per primo deve viverlo, e oggi ho voluto vivere proprio l'emozione del volon della nostra città. E passo anche inosservato, così posso capire anche discorso sul sindaco che molti non mi riconoscono. Degno di nota invece è stato il gesto promosso dai trattoristi del carnevale, ovvero l'installazione di una bandiera italiana su ogni mezzo, in segno di vicinanza agli agricoltori in protesta. Sono un agricoltore e anche trattorista del carnevale. Chiedo scusa se abbiamo messo le bandiere, ma non per ostruire la visibilità dei carri, ma per sensibilizzare il pubblico e i cittadini, perché abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei cittadini, perché noi agricoltori siamo un po' in difficoltà, e se abbiamo l'aiuto dei cittadini possiamo produrre cibo di qualità e salubre per tutti i cittadini. Superati i 14.000 visitatori per questa ultima domenica di festeggiamenti. È andata bene, ovviamente la preoccupazione fino a questa mattina c'era, siamo stati assistiti, bellissima giornata, piena di gioia, piena di persone felici, e questa è la cosa più importante, perché questo è quello che deve fare il carnevale, dare leggerezza e felicità. Prossimo appuntamento martedì. Martedì, con appunto l'ultimo giorno di carnevale, una parte di giornata sarà in piazza con le danze popolari, e alle 17.15 uno spettacolo veramente imperdibile, in una prima nazionale presso il Duomo di Fano alle 17.15 con i ragazzi, con la compagnia teatrale Ex Novo, per la regia di Pietro Conversano. Come ogni anno, l'appuntamento con il carnevale si concluderà in piazza 20 settembre con il tradizionale rogo del pupo, previsto dopo le ore 18.30 di martedì 13 febbraio.